Volevo dirti che per far felice una donna non servono tante cose, ma quelle poche che servono sono importantissime. Non ci vuole finzione, le donne non le inganni a lungo. Né troppi soldi, i sentimenti non si possono comprare. Però ci vuole molta creatività, tanta passione e il doppio del rispetto che porti per te stesso. Per far felice una donna, amala. Dentro e fuori, amala libera. La sua bellezza, i suoi ragionamenti, la sua libertà. Non cercare di controllare le sue scelte. È lei l'artefice del suo destino. E se hai un ruolo importante nella sua vita, il modo in cui la tratti influenza il modo in cui lei vede se stessa. Puoi farla brillare o farla spegnere. Ricordati di apprezzare il tempo che ti dedica, perché non lo regala nessuno, e dai valore alla sua sincerità, perché non la concede a chiunque. Non pensare di averla già inquadrata, conosciuta, di sapere tutto di lei. Una donna non è un libro che prima o poi finirai di leggere. Lei è un qualcosa ancora da scolpire. Per far felice una donna, non sfogare su di lei le tue insicurezze. La distruggerai quando sentirà che hai più bisogno di lei di quanto la desideri. E se la ami, non la distruggere. È già stata distrutta in passato. Un altro crollo non è quello che merita. Non amarla solo perché vuoi che risolvi i tuoi problemi. Devi sapere che lo farà senza che te ne possa rendere conto. Non la trattare come se fosse rotta. Anche quando è piena di cicatrici, è completa con tutti i suoi pezzi. Quindi abbracciali e non aggiungerne altri. Portala a passeggiare, portala a guardare i tramonti. Cura le sue piccole cose e falla ridere. Anche quando non hai voglia, falla ridere e sorridere. Dille che è bella, profumala con la tua felicità. E se riesci a fare tutto questo, beh, portala a mangiare. Perché una donna quando sta bene ha sempre fame.